Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione numero 90 del diritto in pillole. Oggi parliamo di responsabilità genitoriale. Con la riforma del diritto di famiglia del 2012 non parliamo più di potestà genitoriale, ma bensì si parla di responsabilità genitoriale. Vediamo qual è la differenza. Cambia la prospettiva dalla quale guardare appunto il rapporto genitori e figli. Quindi si guarda questo rapporto a favore dei figli. Non esiste più un rapporto di soggezione, cioè dei figli nei confronti dei genitori, come faceva supporre appunto il termine potestà. Esiste invece l'impegno che i genitori devono assumersi sempre nell'interesse dei figli. Veniamo ai diritti e doveri dei figli. A questo punto è l'articolo 315 bis del Codice Civile che stabilisce che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni devono, possono contribuire affinché i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, come recita appunto l'articolo 316 bis. E sempre riguardo il diritto dei figli, il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Per quanto riguarda i doveri, il figlio ha il dovere di rispettare i genitori, di contribuire in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze, al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Il diritto e il dovere di educare e mantenere i figli. Veniamo quindi ai genitori. L'articolo 30 della Costituzione, al comma 1, afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Ed è l'articolo 316 del Codice Civile che approfondisce il concetto, e cioè che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni naturali del figlio. I genitori, inoltre, di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasti, su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità, cioè anche verbalmente, non per iscritto, al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei al minore. Il giudice, inoltre, sentiti i genitori, è disposto anche l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto 12 anni, ma anche un minore di meno di 12 anni, cioè un minore che abbia meno di 12 anni, ma che abbia capacità di discernimento, il giudice può ascoltarlo e suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto tuttavia permane, allora il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. E veniamo anche alla responsabilità patrimoniale in capo ai genitori. I genitori sono i rappresentanti legali dei figli, nati e nascituri, in tutti gli atti civili, cioè compiono atti in nome per loro conto. Naturalmente parliamo sempre di figli minorenni che sono incapaci di agire. I genitori quindi amministrano i beni dei figli minorenni. I genitori non possono compiere nessun atto di disposizione, cioè vendita, pegno o ipoteca sui beni dei figli. Se i genitori decidono di compiere un atto di disposizione che abbia ad oggetto appunto un bene del loro figlio e lo fanno nell'interesse del loro figlio, devono comunque chiedere l'autorizzazione al giudice. E veniamo, continuiamo con gli articoli del Codice Civile. L'articolo 317 stabilisce che la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa con la separazione, né con lo scioglimento, né con la cessazione degli effetti civili e né con l'annullamento o la nullità del matrimonio. Quindi resta inteso che la responsabilità genitoriale non si esaurisce nemmeno al compimento della maggiore età dei figli, ma perdura, continua anche dopo il 18° anno. E qui dobbiamo inserire una precisazione. Il raggiungimento della maggiore età di un figlio non è in realtà di per sé sufficiente, quindi a esonerare diciamo, il genitore dall'obbligo di mantenimento, ma in caso di controversie appunto tra genitori e figli, i genitori
devono appunto avere l'onere di provare che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica per sua negligenza o a causa, per esempio, di un fatto a lui imputabile. Per esempio, il figlio ha rifiutato in modo ingiustificato le opportunità di lavoro offerto. Quindi, praticamente, i genitori devono dimostrare che il figlio è colpevole di inerzia perché ha prorogato magari il percorso di studi, non so, anche universitari, senza rendimento, oppure ha rifiutato in modo ingiustificato qualsiasi opportunità di lavoro. E allora, se i genitori riescono a raggiungere tale prova, hanno nei confronti del figlio soltanto l'obbligo degli alimenti e non più quello del mantenimento. Proseguiamo con l'articolo 317. Gli ascendenti, i nonni, hanno diritto di mantenere i rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente, il nonno appunto al quale è impedito l'esercizio di tale diritto, può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore stesso. Ancora l'articolo 318 prevede che il figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, né può abbandonare la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo e, se necessario, possono ricorrere anche al giudice tutelare. L'articolo, infine, 330, parliamo di decadenza della responsabilità genitoriale, è il giudice che pronuncia una sentenza di decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio nei confronti del figlio. Questi sono casi molto gravi, quindi talmente gravi che il giudice può provvedere a inserire il minore in un'altra famiglia mediante l'istituto dell'affidamento o addirittura dell'adozione. Grazie per l'attenzione, alla prossima lezione.